dall'alto vedi meglio? Tino, siamo tornati in via Francesco Nitti per capire se i proprietari di questa Opel Astra Station Wagon hanno rispettato questa Opel Astra Station Wagon, hanno rispettato la promessa data. Eh? Abbiamo già visto, perché se stiamo sopra la macchina è chiaro che non hanno rispettato la promessa. Ci aveva assicurato che entro lunedì avrebbe tolto l'autovettura la signora, e invece non l'ha tolta. E quindi cosa ci resta da fare, Tino? Andare dalla signora, andare a chiedere alla signora: signor, ma perché non avete tolto la macchina pur avendo avuto tutto il tempo? Certo. Avete detto voi una settimana, tutto il tempo per spostare e smaltire questa autovettura. Speriamo non in una delle tante campagne, magari dando fuoco alla macchina, ma come si confà ad uno sfasciacarrozze, demolendola, come previsto dalle leggi in vigore, anche il se cash. Siamo a Bari. È il cash. Vendi al mercatino, ti fai il cash per demolire l'automobilina. Andiamo, Tino? Andiamo, vai. Vengo meco. Non si sente suonare. No, hanno staccato. Sembra staccata la corrente. C'è nessuno? Inutile suonare. Non risponderà nessuno. Dove saranno? Saranno scappati per evitare di rispettare la parola data, Tino? Sono ancora al lavoro e quando escono di casa staccano la corrente elettrica, Tino. Tino, non mi stai per niente aiutando, ma che assistente sei? Perché sto formulando. Non puoi farmi lavorare da solo. Sto formulando. Non è che invece sono nascosti e non rispondono. E hanno fatto tutto questo stratagemma per non rispondere. No, dai, sì. Non posso crederci. Non credere. Non ci siano. E quindi, signora, facciamo risentire la sua promessa intanto, perché in questo modo tutti sapranno cosa aveva detto e cosa aveva assicurato ai cittadini che abitano in questa zona e che come dei goggioni girano tutte le sere nel tentativo di trovare un posto auto. Sentite. Questa macchina grigia, la Opel familiare che è qua fuori, è vostra? Sì, sì. Ah, e come mai ce l'avete così? Non funziona più. Ma lo sa che non può stare nella... Lo so. Ma sono venuti vigili. Becebook. Sono venuti vigili a dirvelo. Non ancora, ma lo tolgo. Sta da un bel po' di tempo. Sì, è vero. E quindi voi mettete la roba che prendete, la mettete dentro, poi la prendete, la usate come deposito, come fosse un negozietto, un deposito per andare lo poi tolgo, a prendere. Lo tolgo. Lo toglie. Ok. Libererà questo posto auto in questa strada incredibile? Posso contarci? Sì. Faccio il nodo al fazzoletto. Quando ritorno per vedere che l'ha tolta? Aspetta. Una data vera. Ecco perché. Non mi si dice incazzato. Bravo. Io questa settimana... Lui ride perché noi ci abbiamo messo quanto? 30 secondi a trovarti, cioè come proprietario. Qua sono passati 1500 volte, vigili urbani, polizia, carabinieri, vedi? Una settimana mi può aspettare, per favore? Assolutamente sì, oggi che cos'è? Lunedì. Lunedì. Posso tornare lunedì prossimo? Lunedì prossimo. Grazie. Parola. Grazie tanto. Torno lunedì. C'è la domenica delle palme di mezzo, eh? Mi raccomando. Grazie, auguri. Vendi le palme domenica e poi lunedì torniamo. Ok, grazie. Ciao. Tino, non c'è. Ci ha buggerato. Ci ha lasciato come... La zitta di Celli, ovvero... In questo caso la zitta di Via Nitti. Prima di sposarci ci ha lasciato sull'altare, proprio già di tutto punto vestito. Sì. Così è stato. Noi torneremo, e torneremo ancora, e se non basta torneremo, e se non torneremo... Torneremo, comunque riverremo. Per capire se effettivamente questa autovettura verrà spostata, ma... Carotino, vieni meco. Vengo meco? Vieni meco, Carotino, perché secondo quello che ci hanno riferito, c'è un'altra autovettura...
c'è un'altra autovettura che ha dei problemi e viene abbandonata crudelmente in via Nitti. Eccola qui, Tino. Eccola qui. Anche lei straniera. E quindi, come ci ha detto il buon poliziotto locale, ti ricordi, Tino? Sì. Difficile toglierla. Senti cosa ci aveva detto il comandante. Quelle straniere è un po' più difficile, vero? Sempre diventa difficile con l'ambasciata, insomma, bisogna... A meno che non passa il Presidente della Repubblica, devono rifare la strada e tolgono la Picanto in Corso Italia. Io te lo dico perché questo succede, comandante, questo succede, comandante. Hai capito, Tino? Il comandante ha detto, quelle straniere, capi, quelle straniere, non dando tanto, si possono togliere, non dando tanto. Signora, per caso sa di chi è questa autovettura? Beh, dai, di la verità, di chi quello è? Quello ci stavamo chiedendo tutti, quella macchina e quel motore lì. Pure il motore abbandonato, vero? Pure il motore abbandonato. E dunque ribadiamo ancora quello che ci disse il comandante. Senti, Tino, quando avete da segnalare qualcosa fatelo. Eccolo qui, comandante, ve lo ricordiamo così. E tutte le altre auto abbandonate che diventano ricettacolo anche di sostanze stupefacenti? Quando le segnalano noi ci andiamo a fare il passaggio. Ah, ok, quindi è possibile... Certo, okay. Certo. Eppure noi l'abbiamo fatto. Speriamo che qualcosa possa succedere, che questi poveracci di via Nitti non girino come dei goggioni la sera nel tentativo di trovare un posto auto, perché invece qui ce ne sono diverse, non solo in via Nitti ma anche nella zona di Libertà intero, di macchine abbandonate al proprio destino senza che nessuno se ne fotta in nessun modo di eliminarle. È vero, Tino? E non può essere neanche riciclaggio di birre, di bevande, di bottiglie. Ah, quelle ormai sono andate, Tino. Peccato. Sono andate, abbiamo contribuito anche noi a togliere. Certo. Hai sentito la campana, Tino? Sì. Quando suona la campana il fatto è vero. Ci era sfuggito un altro elemento di abbandono, Tino, questo eccellente monopattino Lime, che è qui da svariati mesi. Sembra Hitchcock, Tino, sembra una sigletta di un film di Hitchcock. Non so se funziona, ma se vi interessa ancora, Mayday, Mayday. Abbiamo anche il monopattino abbandonato, eh? Non lo trovate da tanto tempo, è qui. Ve l'abbiamo trovato noi. Sherlock. Conte. Sherlock Conte.